Allora, salve, sono Marco, P38 Punk, gruppo collettivo che quest'anno compie 30 anni di attività. Intanto ringrazio i compagni e gli amici di Elettri TV che sono venuti qui a darci la possibilità di parlare di questo evento che abbiamo deciso di celebrare con un disco del trentennale, Il Mondo Nuovo, a cui hanno partecipato tantissimi nostri amici e compagni di strada. Un disco che per la prima volta rompe la tradizione delle sette tracce a disco. Noi tutti i lavori che abbiamo fatto dal primo demo al Cuore dello Stato del 92 fino all'ultimo non superavano mai le sette tracce, numero esoterico quasi. Questo per la prima volta rompe questa tradizione, arriva a nove tracce e comprende, come ho detto, tantissime partecipazioni, tra cui Danilo Fatur dei CCCP Fedeli alla Linea, Paolo Tabaglione dei Christian Death, Grunge e Carillon del Dolore, ma quello che poi a me tocca in maniera forse più emotiva, più forte, più sentimentale sono Mauretto di Colonna Infame, Bloody Riot, P38 Punk formazione originale, Esterino dei Pandemonium Carnival e P38 Punk formazione originale, che per questa occasione si sono dopo 23 anni riuniti per fare un brano da mettere in questo disco. I 38 nascono il 26 settembre del 1991, me lo ricordo perché è il giorno dopo il mio compleanno. Quel giorno, come si faceva all'epoca, i genitori ti davano qualche soldo in più e con gli amici della comitiva, gente un po' strana che frequentavamo, c'era il dubbio, no? Ce li beviamo tutti oppure facciamo qualcosa di diverso? Ma un po' ce li siamo bevuti. Poi qualche soldo avanzava e andiamo dal Teschio, che era questa sala prove, credo l'ultima sala prove del centro storico di Roma, dove potevi trovare dei reperti archeologici come Marshall Valvolari e affittare sale all'epoca per 5.000 lire l'ora, pochissimo. Magari avevi questa batteria che camminava per la saletta da sola, la posizione del cantante doveva essere fissa perché sennò mandava tutto in massa come ti spostavi di pochi centimetri, però era figo perché era alla portata di tutti, soprattutto di noi all'epoca tre. Quel giorno eravamo in tre che non avevamo mai preso uno strumento in mano. Io quel giorno ero al basso e alla voce, poi per fortuna dopo poco tempo abbiamo trovato un bassista vero perché il basso gli facevo davvero male. Ancora oggi ogni tanto ho la velleità di volerlo prendere in mano, ma appena lo sento lamentarsi sotto le mie mani lo poso, ho pietà dello strumento e lo poso e ci siamo dati subito, fin da subito, una struttura come collettivo, nel senso anzitutto chiediamo, di norma si dice che il cantante sia il leader, io più che leader sono il portavoce, nel senso come membro anziano oggi dei P38 di quel giorno sono l'ultimo rimasto. Forse ho una voce un po' più pesante, ma il mio voto, quando si deve decidere se fare o non fare una cosa o come farla, vale esattamente quanto quello degli altri. E quello che esce nelle nostre canzoni o anche nella nostra pratica del benefit, di partecipare, aderire a un'iniziativa, una campagna o qualcosa, è sempre frutto di una discussione collettiva, così come la partecipazione ai P38 Punk è sempre stata per le persone che si sono
avvicendate nel gruppo una partecipazione volontaria, senti di voler fare una parte di percorso con noi, senti di voler dire delle cose con noi, di condividere determinate cose, un po' come stare in una famiglia, accetti anche delle regole che abbiamo tra di noi, a cui tutti io per primo sono sottoposto, e ti fai il tuo percorso con noi. Di norma delle tante persone che si sono avvicendate, con tutti o quasi abbiamo tenuto un ottimo rapporto, tant'è che poi abbiamo avuto questa bella esperienza quest'anno, dopo 23 anni, di ritrovarci anche con quei ragazzi, ormai forse non più tanto ragazzi, della prima formazione. È stato un momento bellissimo, arrivederci. Il nome. Il nome c'è una storia, potrebbe essere quasi deludente. Nasciamo non con questo nome, in realtà è una metamorfosi che avviene nell'arco brevissimo di 2 o 3 mesi, però nome con cui nasciamo è Porno Punk. Porno Punk, avevamo pure 16 anni, 16 anni sei giovane, sei carico di 1991, e così purtroppo mi sono dato anche l'età. Sei giovane, sei carico di ideali, ambizioni, voglia di fare e sei pure un po' coglione. E quindi ci sembrava estremamente provocatorio, se non che poi provocatorio è una provocazione che chiunque ha fatto e chiunque può fare, però fa parte della nostra storia. Quindi la guardo con un sorriso. Oggi direi che non mi appartiene al Marco di oggi, ai P38 di oggi, però fa parte del mio passato e quindi la guardo con serafico distacco. Però il problema è che c'era qualche compagna e qualche femminista che giustamente poi ci fecero capire, storceva il naso. All'epoca a 16 anni a noi ci sembrava una cosa un po' da marziani, ma come, facciamo punk? Che cazzo, ci devi stare che provochiamo? Poi no, oggi col senno di poi ti dico, avevano anche ragione. Però obtorto collo ci troviamo questa cosa che spesso il porno lo tagliavano con la P puntata. A questo punto, rapida riunione, ragazzi, ma a noi ce ne frega veramente tanto del porno? Ma no, a noi ce ne frega del punk e di dire le cose che pensiamo. Cosa pensiamo? 38. P38? Ci sta, gli elementi che a noi interessava tenere ci stavano, il porno era una goliardata e quindi va bene, ok, pace, requiescat in pacem per il porno, e siamo diventati nell'arco di un paio di mesi i P38 Punk. P38, il 77, la sollevazione studentesca, anche la radicalità, la pistola dei partigiani, la provocazione estrema, perché comunque il punk è una musica violenta che dice cose violente in forma violenta, non c'è spazio per il politicamente corretto, è una cosa molto ipocrita, una cosa o ti convince, come alla fine ci hanno convinto le osservazioni di chi ci diceva che porno, oltre che essere molto gratuita come provocazione, era anche lesiva,
di alcune soggettività alle quali poi noi ci consideriamo vicini e che guardiamo con molto rispetto. Quindi non ci è costato niente fare questa mutazione, anche perché poi l'anima, la spina dorsale di quello che è nei testi e nella pratica del gruppo non era il porno, ma era i P38. Più l'anima politica che non quella goliardica. La P38 era la pistola dei partigiani che toglievano ai tedeschi, come anche molti carri armati su per le valli dell'Emilia rubati ai tedeschi e messi in vasche di grasso aspettando la rivoluzione. Era la pistola del movimento studentesco, era anche un saluto violento a un percorso di sclerotizzazione che stava già avvenendo nel PC, dal quale molte istanze si sentivano tradite, tradimento che poi sfocia nella Bolognina dell'89 e poi nel PD, insomma, cazzo, lo vediamo tutti che è. Era un grido al di là del contesto specifico delle BR. La P38 non era solo la pistola delle BR, come non era solo la pistola dell'autonomia operaia, non era solo la pistola dei partigiani, era anche un grido di rifiuto a quella filosofia del mettersi d'accordo a tutti i costi, che poi sfociò nella politica della concertazione negli anni 90, portando poi al disastro sociale e politico che è negli occhi, sotto gli occhi di tutti. Era anche la necessità di dover dire fermamente no, non ci mettiamo d'accordo. Di dirlo anche in un modo urlato, di dirlo anche in un modo con parole violente, perché quelle parole, per quanto violente, non sono altro che una reazione alla violenza che viene imposta dall'alto. Oggi ti potrei dire che sono un estimatore di Massaccesi, Salieri, Polselli, a modo suo si definisce addirittura femminista, ma più per la scelta artistica che fecero nell'operare il porno, cioè da storico e critico del cinema, dico questo, Polselli mi sembra diceva l'erotismo ipocrita e borghese, la pornografia rivoluzionaria perché mostra la verità, parafrasando, credo, o Lenin o Gramsci. Credo forse Gramsci, in un mondo in cui tutti mentono, dire la verità è un atto rivoluzionario, ma forse è di Lenin, non sono sicuro chi dei due, a chi dei due sto rubando la citazione. Polselli sì, lo sapeva, però non era quello a cui facevamo riferimento a 16 anni. A 16 anni ci sembrava divertente, figo. Scandalizzare con la parola porno, poi abbiamo scoperto che la parola porno sotto sotto veniva sussurrata da tanti bravi padri di famiglia che messi a letto i figli vanno a fare il porno a pagamento, quindi oggi ti dico che a parte i maestri della scelta cinematografica del porno d'autore, l'ostentazione del porno la trovo una cosa molto ipocrita e borghese, anche questa, anche perché poi è stata veramente sdoganata, derubricata, un po' come i tatuaggi, una volta era scandaloso esibirne uno, oggi sei quasi demodé se non ne sciorini almeno una dozzina di cui poi te ne penti, non sai quello che vogliono dire, non sai perché te li fai. È un po' così, è un po' come la giacca di pelle, che appunto la grande idea diventa istituzione. Una volta era un capo d'abbigliamento provocatorio,
carico di una simbologia e di significati, oggi è diventato un accessorio d'alta moda con cui ti preoccupi di stare bene. Più o meno il discorso del porno è la stessa cosa. Forse, semmai una volta scandalizzato, ma non credo, perché poi alla fine i bordelli c'erano sotto il fascismo, quindi se il fascismo tollerava il porno vuol dire che. Ma la liberazione è un'altra cosa, secondo me. La liberazione è vivere in pace la propria sessualità, il proprio corpo con chiunque ti sta a fianco senza avere né note di merito né note di demerito per la propria condizione, per ciò che si è. Io, come etero, sono in condizione e non mi sento assolutamente né migliore né peggiore di una donna lesbica. Sono la stessa identica persona. Cioè, non è quello che. Non è il mio orientamento a fare di me una brava persona o una cattiva persona. Non è assolutamente ininfluente. Sì, no, liberazione sessuale, pure questa oggi pure è una cosa che, ahimè, è stata molto sdoganata e istituzionalizzata. Io non so quanto Mario Mieli oggi sarebbe contento di vedere istituzionalizzato tutto un percorso di lotte degli omosessuali degli anni 60 e 70 e di vedere un Cecchi Paone che si fa araldo di quelle istanze, anche perché poi Mario Mieli era una persona estremamente intelligente, estremamente colta, con una visione profondamente critica della società. Quindi non so quanto gli avrebbe fatto piacere. Già gli stava stretto pannella, figura di Cecchi Paone. Beh, come tutti, nasciamo con due demo su musicassetta che tra l'altro. Io neanche posso sentire perché ce li ho in DAT, non esiste più nessun apparecchio per riversare in DAT, in digitale, e quindi anzi lancio l'appello, se qualcuno vecchio che negli anni 90 da disfunzioni comprò i primi due demo, ce li ha ancora, mi farebbe un piacere, tantissimo piacere poterli risentire. Poi il primo singolo su Piste nel 95 e nel 2000-2001 approcciamo al digitale con un Bootleg Live Crisi, dove c'è l'ultima fiammata di Goliardia, che è una canzone che noi. Di tutte le cose che volevamo dire, ci sembrava la più stupida, scarpe di gomma, invece pare che, ahimè, sia quella che è rimasta più impressa. Certe volte mi viene da dire, quando l'uomo saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito. Per carità, non c'è nulla di male nello scherzo, pure Socrate diceva che si può essere serissimi anche scherzando, ma prendere sul serio una canzone che nasce come un gioco, infatti abbiamo deciso poi dal vivo di non farla più perché veniva troppo fraintesa. Era uno scherzo e qualcuno ne fece una bandiera, questo non ci piaceva. Poi la nostra musica è di tutti, quindi.